Salute ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi andiamo a vedere come attivare la funzione Continuity sui Mac vecchi non supportati da questa funzione. Iniziamo subito. Cosa Continuity? Continuity è una nuova funzione introdotta in macOS 10 Yosemite e in iOS 8. Cosa ci permette di fare? Continuity, come dice il nome, ci permette di continuare il lavoro che stiamo facendo su un dispositivo su un altro. In questo caso potremo continuare il lavoro che stiamo facendo su iPhone, su Mac e viceversa. Inoltre potremo ricevere le chiamate che riceviamo su iPhone, su Mac e anche sugli altri dispositivi. Andiamo a vedere come abilitarlo. Se noi andiamo sulla pagina di assistenza di Apple, qui ci sono i requisiti minimi. Alcuni Mac, quali MacBook Air, MacBook Pro di metà 2012 in successivo, li supportano. Quelli antecedenti di questa data qua non possono supportarli, o meglio, Apple non permette che supportino Continuity. Stessa cosa con i Mac, Mac Mini e Mac Pro. Con un programma molto leggero, faremo in modo che questa funzione sia abilitata su tutti i Mac. La cosa importante è che i Mac che vogliamo usare devono avere il Bluetooth 4.0. Una breve ricerca su Google, possiamo vedere quali Mac hanno il Bluetooth 4.0. In questo caso tutti i Mac dal 2011 in poi hanno questo Bluetooth. Dal 2012, metà 2012, sono supportati con Continuity, quindi non dovremo neanche seguire questa procedura. Se invece avete un Mac antecedente al 2011, dovete comprare un dongle, una piccola chiavetta Bluetooth 4.0 che potete trovare su Amazon, su eBay, comunque su internet o addirittura nei negozi di elettronica e non costa tantissimo. Bene, dopo questa piccola premessa andiamo a vedere come installare questo programma per permettere di funzionare Continuity sul mio Mac e sui Mac anche vostri. In questo caso il mio Mac è un MacBook Pro del metà 2011 e quindi non supporta Continuity. Allora, dovete andare sul link che trovate in descrizione, dovete premere qua il pulsante qua, attendete 5 secondi e poi premete il pulsante qua. Bene. E ora verrete reindirizzati in una pagina di Dropbox. Voi scaricate questo programma qua, scarica come zip, un download, salviamo e attendiamo che finisca. Ora che abbiamo finito, prendiamo questa cartella che abbiamo scaricato e ce la mettiamo qua sul desktop. Facciamo tasto, apriamo e qua c'è la nostra cartella, chiudiamo qua e ce la mettiamo qua sul desktop. Una volta aperta la cartella troviamo queste finestre qua. La prima è una chart, una tabella nella quale ci sono tutti i modelli di Mac che supportano questo programma o che sono già nativi e compatibili con Continuity. A noi interessa questo programma qua che ci permette di attivarlo. Noi lo apriamo, facciamo ok, apri, mettiamo la password. Ecco qui che avremo un terminale. È molto semplice, allora dobbiamo selezionare un'opzione. La prima è attiva Continuity, la seconda System Diagnostics che ci permette di vedere se c'è qualche errore in seguito all'installazione, quindi per adesso non interessa. La terza è per disinstallare il programma che avremo installato, la quattro è per chiudere il terminale. Noi premiamo la 1 e diamo invio. Qui ci chiede se il nostro Mac non ha il Bluetooth 4, dobbiamo inserire adesso il dongle, la chiavetta Bluetooth, ma nel mio caso questo Mac ha il dongle Bluetooth 4.0, quindi diamo invio e basta. E ora starà installando questo programma qua, dobbiamo aspettare più o meno 5 minuti e attendiamo che finisca. E qui la procedura è finita e adesso dobbiamo premere un qualsiasi tasto, nel mio caso premo invio per fare un reboot del sistema. Invio. Ora mio Mac si sta riavviando, attendiamo che finisca. In caso ci mette pochissimo perché è un SSD, nel vostro caso vabbè, la classica avvio. Abbiamo finito. Ecco qua, il sistema si è appena riavviato.
Adesso i contenuti non funzionano ancora, dobbiamo fare un ultimo passo. Dobbiamo dirigerci in preferenze di sistema, iCloud, effettuare un logout e poi riloggarci nel nostro account, così si attiverà Continuity sul nostro Mac. Premiamo esci, elimina da Mac, mantieni contatti, vabbè. Elimina da Mac, elimina da Mac, elimina da Mac, mantieni su Mac. E ora dobbiamo inserire la nostra password. Ora siamo fuori dal nostro account. Rientriamo. E mettiamo la nostra password. Ora che l'abbiamo fatto, premiamo accedi. Andiamo avanti. Consenti. Ora dobbiamo mettere la nostra password del portachiavi. Consenti. E basta. Ora attendiamo che finisca e il nostro Mac sarà pronto per Continuity. Andiamo a vedere se Continuity funziona anche sul nostro iPhone. La cosa importante è che dobbiamo essere connessi allo stesso Wi-Fi al quale è connesso il Mac e poi il Bluetooth deve essere acceso su entrambi i dispositivi. Prima di vedere se Safari funziona. Allora, apriamo un'altra pagina, come ad esempio apple.com. Come vediamo sul Mac è comparso il segnalino che indica che su iPhone c'è la navigazione a internet e quindi Continuity funziona. Proviamo a vedere se mail funziona, ad esempio andiamo qua su mail e poi andiamo per esempio su Find My iPhone, che è una mail che mi è arrivata. Poi andiamo qua e come vediamo c'è scritto mail da iPhone, quindi funziona. Se lo apriamo ci carica la mail e ciò vuol dire che Continuity funziona anche sul nostro Mac. Vediamo ora se mappe funziona con il nostro Mac. Come vediamo adesso sul nostro Mac è comparso un segnalino che ci indica che mappe è aperto sull'iPhone. Noi ci possiamo cliccare sopra e proseguire la navigazione delle mappe che stiamo facendo su iPhone. Proviamo ora a vedere se Continuity funziona anche con le chiamate. Allora, adesso chiamo il mio iPhone. E ora facciamo squillare il telefono. Ora qua suona e come vediamo anche qua su Mac suona. Togliamo il rumore. Bene ragazzi, il video di oggi finisce qui. Se il video vi è stato utile fatemelo sapere con un mi piace, commentate, ma soprattutto iscrivetevi e condividete il mio video. Grazie per la visione, ciao a tutti!